Ciao bambini! I protagonisti delle opere della Fondazione CR Firenze che vediamo oggi sono gli angeli. Come sapete, fu un angelo che per primo annunciò la nascita di Gesù a Maria. E lo vediamo proprio qui, in un'opera di Jacopo del Casentino, appena atterrato e inginocchiato di fronte a lei, mentre le dà il lieto annuncio. Ma quanti sono gli angeli? Ve lo siete mai chiesto? Pensate che secondo il profeta Daniele sarebbero addirittura 10.000 miliardi. Sono quindi tantissimi e molto operosi. Li vediamo infatti ritratti spesso nei quadri mentre svolgono diverse attività. Ci sono gli angeli messaggeri, come quello che abbiamo appena visto, angeli che ballano, angeli custodi, angeli che volano e anche angeli guerrieri. Vediamone ancora qualcuno insieme. In questa opera di Bicci di Lorenzo ci sono quattro angeli che pregano. Mostrano infatti bene le mani congiunte. E guardate che splendide ali! Riuscite a distinguere le piume colorate? Paiono quasi fatte con delle lunghe pennellate. Sempre in quest'opera vediamo degli angeli che suonano. Da una parte è un angelo che tiene un organetto, mentre l'altro ha una bella viola e con una mano tiene l'archetto per suonare. Guardate bene con che colori meravigliosi l'artista decora il suo abito, passando dal verde al blu fino al rosso. Ci sono altri angeli musicanti nelle opere di questa collezione. Sono quelli del tondo di Filippino Lippi, di cui già avete sentito la soave voce in un altro di questi video. Sono tre angeli che stanno cantando, hanno la bocca aperta. Uno tiene il tempo con le dita e un altro lo spartito. Accanto a loro ci sono due angeli che raccolgono dei fiori e li porgono a Gesù su un vassoio dorato. Vediamo infine ancora una coppia di angeli. Si tratta dell'opera del pittore fiorentino Giovanni da Ponte, il quale li rappresenta mentre osservano il piccolo Gesù e Maria e sorreggono con le loro esili braccia una bellissima stoffa preziosa. Sono lì per proteggere e custodire questa importante nascita. Così anche voi, cari bambini, potete prendervi cura del messaggio di questo Natale, portando gli angeli nelle vostre case. Scaricate il file che trovate in allegato e decorate il vostro albero e la vostra cameretta con gli angeli che abbiamo visto. E mi raccomando, non dimenticate di chiedere ai vostri genitori di inviarci una foto del lavoro che avete svolto. Ci saranno delle bellissime sorprese per i vostri capolavori.